Ma bella, frate, che fai lì? Stai sempre là. Ma che vuoi? Eh? What do you want from me? La coppia a Baiona, perché adesso anche Vivino. Siete comodini là? Vi liberate? Ok? Brutininos? Guarda un po' qua. Ah, chi sei? Chi sei? Chi sei? Bravi. Questo è il mio patio, frate, ok? La mano sta a pezzi. Ovviamente stamattina era bloccatissima. Mi sono svegliato un sacco di volte stanotte perché mi faceva veramente male. L'ho dovuto appoggiare, sai. Vabbè, insomma, mi ha dato fastidio tutta la notte, frate, tutta la notte. Allora, mi sposto, frate. Andiamo al posto dell'altra volta, ok? Quindi è tempo che mi faccio la doccia e ho già preparato le robe che ho nel frigo di là, no? Così le sposto. Allora, prima passo da Lidl, mi compro il sale, qualche altra cazzatina e poi andiamo là. Ti dico, non ho tutta questa voglia, diciamo, questa grande voglia di spostarmi. Non so perché, vedi, non mi va proprio di spostarmi. Lo voglio fare giusto per uscire un po' da qua, ok? Giusto per cambiare, per muovermi. Altrimenti non ho proprio quella, sai, che di solito ce l'ho, no? Sai, quella voglia di uscire un po' di... Oh, non ce l'ho. Però mi devo spostare, dai. Dai, doccia e poi... Ma come sei carina là così. E tu, Tose? Ma chi è questa bambina? Questa bambina piccolina, chi è? Eh? Chi è? Chi è questa bambina? Ah, ma non ti ho detto, frate, sono nel qui e ora, sono le 11 e un quarto. Io non ho capito comunque, questa è la bandiera francese o olandese? Frate Nene! Allora, ho pensato che il frigo lo lascio spento comunque. La roba la consumo, diciamo, subito. Allora, come hai visto, oggi il sole non c'è, frate. Quindi c'è proprio un... una grande voglia di parlare. Ho una grandissima voglia di parlare, ok? Questi sono da paura, frate. Fresciona qua, polpa di pomodoro comprata da Lidl, 44 centesimi. Buonissima, frate, per cucinare. Siamo, diciamo, le cose non cambiano. Sempre wow. Sistemare lo specchio da solo è un lavoraccio, no? Catania. Vabbè, sti cazzi. Signore, sta a rifare pavimento là. Che vuoi, brutta? Vabbè, vedo che non posso filmare mentre guido perché la mano sta veramente fottuta, lo sai? Oggi è peggio. Smettila un po'. Ma frate, guarda che ho trovato. Parcheggio per i camper a Docum, a 300 metri da Lidl. Pensa, dai. Ora non so quanto costa, però c'è tutto. Attacco per la corrente. Guarda che bel posto. Niente male, no? Il giardinetto, la panchina, qua le barchette. Beh, una barca così per girare l'Europa facendo i fiumi non è male, ma guarda, bassa bassa. I canali di Amsterdam te li fai tutti. Oh no? È bassissima. Come si chiama? Henderica. Oh no, vabbè. Costa strundue. E che significa? Boh, appena vedo un signore camperista glielo chiedo. Vai ad alzare il drone, sai? My weakness comes and goes.
Figo qua, eh? Basta che posticino che ho trovato a gratis. Che perfetto qua, qua le macchine non passano, solo le biciclette. Ammazza. Ho comprato un sacco di dolci, vabbè, perché mi servono, ho bisogno proprio di zuccheri per, come si dice, per l'umore. Che favola, frate, che favola, sai? Che favola. Veramente una favola. Allora, nel qui e ora sono le 2, quindi mi faccio merendine. Prima di caricarla la batteria, prima di ricaricarla, bisogna farla freddare, ok? Questa si chiama Flight Intelligent Battery. È molto particolare come batteria, ok? Andiamo in mezzo alla strada, qua, Sabina. Vai, andiamo. Azzornamonte, frate. Nel qui e ora dice le 6 meno 10. Ho guardato un paio di film. Adesso mi faccio una passeggiatina con i cagnetti. Altra giornata di nulla facenza. Ok, quindi grandi impegni anche oggi. Posto sempre stupendo, come vedi. Ok. Non so, questo è un bar, sta barca. Stad Dock, come si chiama? Pan & Co. Ship. Che figata! Allora. Ma chissà che significa questa cosa di WhatsApp Burt Preventi. Ma che significa? Guarda, sono seduto qua e c'è il mulino a vent. C'è un sacco di vent. Norvegese, no? O francese? Cioè, come lo guardi l'orologio? Scusa, se lo metto così è la stessa cosa, guarda. Vedi? Però se lo giri dall'altra parte diventa francese, no? Allora, a me mi stacca là. C'ho fame, c'ho sonno. La settimana di lavoro si fa sentire comunque. Ok, a tagliare la legna. Però è un bel posticino, porco Dio. È proprio un bel posticino questo. Guarda. Lì c'è la buca per chi utilizza ancora, diciamo, il WC chimico. Poi ci sono anche i bagni, frate. La doccia a 1 euro. C'è anche l'acqua là. Ma non so se si paga, però, sai, non ho capito un cazzo.
Non esce niente. Qua per svuotare la merda. Che bella stanzine. Io la corrente elettrica, vado a vedere che significa, se no lasciando il frigo, no? Ce l'ho al cavo. Oh, ripeto, meno male che non l'ho venduto lì a Mallorca, che mi hanno offerto poco, vedi, per quello dicevo sempre no. Io volevo 10 euro, no 12, mi offrivano sempre 10, e meno male. Vedi che significa? Dove si mettono i soldi qua? Senti, io attacco il cavo e basta, dai. Vieni, signora, non è il tuo quello. Beh, lascia qualcosa. Non è roba tua, brutta. Io attacco il cavo e basta, dai. Non lo so com'è, ma sti cazzi. Non ci arriva per 10 centimetri. Mortaccia. Ah, dall'altra parte, aspetta, aspetta. Vediamo, dai. La mano oggi comunque sta proprio fottuta più di ieri. Non riesco a fare niente con la mano. Oh, comunque pure qua salutano tutti, non sono abituato, tutti salutano. Allora, vediamo se il frigo funziona. Se il frigo funziona vuol dire che altro modo non ho per verificare. Che non si capisce. C'ho la tampa una merda. Cos'è, un attentato? Ah, ho letto bene, c'era scritto che puoi attivare, diciamo, la corrente elettrica chiamando per telefono al numero bla 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 o tramite l'applicazione. Però tramite l'applicazione solo se sei olandese. Mi pare. Singhina!